Cari amici di motorsport.com, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Lo Sai Che, lato nascosto dei protagonisti del motorsport. In questo video vogliamo farvi conoscere al meglio un pilota giovanissimo che ha esordito a sorpresa quest'anno nella massima serie e sto ovviamente parlando di Oliver Berman. Prima di iniziare però vi voglio ricordare di iscrivervi al nostro canale YouTube attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i nostri prossimi video. E ora possiamo cominciare. L'8 marzo del 2024, poco prima delle prove libere 3, la Ferrari annuncia che Carlos Sainz non prenderà parte al Gran Premio dell'Arabia Saudita, costretto a sottoporsi ad un'operazione chirurgica a causa di un'appendicite. La Ferrari quindi decide di chiamare in causa il suo pilota di riserva, Oliver Berman, per tutti gli Olli, che in quel fine settimana si trova già a Jeddah per disputare una gara con la Formula 2 al volante di una Prema. Una situazione già vissuta 2 anni fa, quando Alexander Albon a Monza dovette lasciare il volante della sua Williams a Nyck de Vries, che finì a punti dopo un'ottima gara, meritandosi il contratto con Alfa Tauri per l'anno successivo. Ma questa è un'altra storia. Torniamo ora a parlare di Oliver Berman e partiamo dall'inizio. Britannico, classe 2005, a soli 18 anni già presenta un curriculum di tutto rispetto. Ce ne parla il nostro Gianluca D'Alessandro. La carriera di Oliver Berman nel mondo del monoposto nasce nel 2020, in un certo senso quasi a sorpresa. La pandemia in quel periodo aveva infatti cambiato il scenario del mondo del motorsport, così come anche i calendari, ritardando l'inizio di quel campionato di kart a cui avrebbe dovuto partecipare nel corso di quella stagione, completando così il suo percorso nelle serie giovanili. Nel frattempo però si era creata anche un'altra opportunità, ovvero la possibilità di effettuare un test su una vettura di Formula 4 che, quantomeno le idee iniziali, avrebbe dovuto prepararlo per un possibile esordio nel 2021 proprio sulla vettura di Formula 4. Berman attirò subito l'attenzione di Ralf Schumacher, che decise di metterlo sotto contratto per la sua stagione. Dopo una prima stagione in cui riuscì a conquistare qualche altro podio, Berman passò alla VAR, conquistando sia il titolo della Formula 4 tedesca che della Formula 4 italiana. Furono proprio quei risultati a far spingere la Ferrari a metterlo sotto contratto per far entrare parte della propria accademia. La sua carriera prosegue velocemente e, dopo un solo anno in Formula 3, in cui chiude al terzo posto, Berman compie un salto verso la Formula 2. Quella del debutto però non è una stagione semplicissima, perché a sprazzi di talento alterna anche weekend più sottotono, con alcuni errori che hanno pesato negativamente sulla sua classifica generale. Sprazzi di talento che si sono già visti curiosamente proprio nel Gran Premio dell'Arabia Saudita, quello in cui poi debutterà in Formula 1, dove prese il comando della feature race dopo essere schierato dalla prima fila. In una categoria nuova comunque per lui, immerso un po' nella sua esperienza, soprattutto in tema di gestione gomme, ma era chiaro che c'era il talento e la velocità. Nel corso della stagione ha poi ottenuto altri risultati di livello, lottando con la costanza per zona punti, conquistando altre 4 vittorie, di cui 2 nei weekend in cui è stato più convincente, ovvero quello di Baku. Dopo aver conquistato la pole venerdì con un volante leggermente storto in seguito a una toccata verso il muretto, le due gare si sono rivelate ricche di episodi. Nella sprint race, dopo una rimonta da metà schieramento a causa della gregola sulla griglia invertita, proprio negli ultimi istanti di gara gli errori degli avversari fecero in modo che lui riuscì a conquistare la vittoria. Mentre gli altri sbagliarono, Berman riuscì ad essere efficace proprio nei momenti in cui serviva. E così arrivò la sua prima vittoria nella categoria. Did we win the race? Beh, she won the race and you had fastest lap. Mega, mega, mega. Ah, guys, come on! What a race! Se la gara del sabato si era giocata proprio sul finale, ben diversa è stata la feature race della domenica. Dopo aver preso il via dalla pole, aver duellato nei primi giri con Purcell, il pilota che poi a fine anno avrebbe vinto il titolo di categoria, Berman iniziò ad allungare, aumentando costantemente il suo vantaggio fino a passare indisturbato sotto il traguardo, davanti a Enzo Fittipaldi. Oh my God, what a weekend! What a weekend! Wow! Nel resto dell'anno Berman ha poi ottenuto altri successi, altre vittorie, altri podi, ma quel weekend di Baku fu particolare, perché mentre altri commisero errori, lui si dimostrò non solo veloce, ma anche solido e concreto. Questa solidità e questa concretezza è proprio uno dei suoi obiettivi per la stagione 2024 di Formula 2, in cui lui vuole dimostrare di essere all'altezza per poi fare il debutto in Formula 1 nei prossimi anni. Il Gran Premio dell'Arabia Saudita non è stata la prima volta di Berman al volante di una monoposto di Formula 1. Nel 2023, infatti, Ollie ha preso parte a 2 sessioni di prove libere con il Team Haas ai Gran Premi di Messico e Abu Dhabi, firmando tempi molto vicini a quelli dei compagni di squadra Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg.
Nel gennaio di quest'anno, poi, Berman ha anche preso parte a una sessione di test organizzati dalla Ferrari al volante di una F175, la monoposto 2022 con cui Charles Leclerc ha vinto in Bahrain, Australia e Austria, e con cui Carlos Sainz ha vinto in Gran Bretagna. Olli è il 776esimo pilota a correre in Formula 1 e il 97esimo a farlo per la Ferrari, nonché il più giovane esordiente al volante di una rossa nella massima serie. Il numero che ha scelto di utilizzare nel weekend di Jeddah è il 38, utilizzato per l'ultima volta durante il Gran Premio di Spagna nel 1954 da Mike Hawthorn, che tra l'altro vinse quella gara. Berman ha anche raccontato di avere un portafortuna, un sixpence, una moneta predecimale britannica dal valore di 6 pence, quindi mezzo scellino, che porta sempre con sé. Ha detto di tenerla ben custodita nel suo portafoglio e anche se non è sempre lì a controllare se ci sia o meno, ha ammesso di stare molto attento a non perderla perché ha un valore veramente molto importante per lui. Ora però iniziamo a guardare al futuro di Olli Berman e andiamo ad ascoltare che cosa ha da dirci il nostro Roberto Kinkero. Nella storia della Formula 1, direi anche un po' del motorsport in generale, ci sono delle giornate che diventano uno spartiacque per le carriere dei piloti. Giornate che vengono poi ricordate nel tempo. Una delle più recenti è stato il famoso Gran Premio di Barcellona, all'esordio Red Bull con la vittoria di Max Verstappen. Ora in proporzioni magari minori, però io credo che la chiamata in extremis ricevuta da Oliver Berman a Jeddah sia stata una di quelle giornate che possono cambiare una carriera. Una giornata, devo dire, anzi due giornate, iniziate con un preallarme già nella giornata di giovedì, poi Carlos è riuscito ad arrivare in pista in tempo per poter salire in macchina e poi la convocazione definitiva nella giornata di venerdì e quindi la gara di domenica. Abbiamo visto un ragazzo che ha confermato una grandissima solidità mentale, perché sulla velocità credo ci fossero pochi dubbi, ma credo che i primi due o tre piloti oggi in Formula 2 siano comunque piloti che in termini di performance possono gareggiare in Formula 1. Però c'è tutto un pacchetto ormai chiesto a un pilota e tra le qualità c'è quella della solidità mentale. Io credo che abbia superato molto bene l'esame. I 18 anni sono emersi volendo dopo la gara, l'abbraccio col papà, l'abbraccio voleva quasi, secondo me, saltargli addosso quando l'ha visto per la felicità, un padre che ha sofferto forse più del figlio durante i 50 giri di Jeddah, e poi sono emerse delle risposte durante quella che è la consueta conferenza stampa, anche lì che ci hanno, non abituali per noi, penso un po' per tutto il pubblico che segue la Formula 1. Olli che arriva è la prima ancora di iniziare a rispondere alle domande, dice: beh, la cosa più strana è che io non ho visto il Gran Premio, è da tanti anni che non mi perdevo un Gran Premio. Questo ci ha riportato un po' la realtà di un ragazzo che ha 18 anni, che fino a poche ore prima viveva al di fuori dalla Formula 1, al punto che lui il contatto con la Formula 1 era vedere il Gran Premio in televisione. E poi la grande domanda è: cosa c'è oggi nel futuro? Cosa prevederà il futuro di Berman? Io credo che innanzitutto la priorità è concludere al meglio la stagione di Formula 2. Compito non semplicissimo perché il Team Prema non ha iniziato la stagione con una forma tecnica in linea con quella che è la sua gloriosa storia, quindi c'è del lavoro da fare. Lavoro che sembrava già essere a buon punto a Jeddah, visto che proprio Ollie aveva ottenuto la pole position. Pole position poi gli è stata tolta, e questo anche i due punti conquistati perché la macchina è stata ritirata dall'evento, che queste sono stranezze del regolamento. Il futuro credo che sia un futuro sereno, ha davanti degli obiettivi. Credo che sia necessario non correre troppo. E soprattutto non credo che per lui sia un problema l'arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari. Personalmente credo che una carriera come ha fatto anche George Russell per un pilota che comunque il prossimo anno avrà 19 anni, ovvero trascorrere 2-3 stagioni come ha fatto Russell, nel suo caso 3 in Williams, o come potrebbe essere la Haas nel caso
di Berman non è assolutamente una cattiva opportunità. Bisogna essere pronti, prepararsi, fare esperienza. Ricordiamoci anche che Holly ha fatto un ottimo lavoro, ma che la parte più difficile diventa poi andare a limare quel mezzo secondo che c'era tra lui e Leclerc a Jeddah, giustamente direi. Quello diventa la fetta grossa del lavoro, andare a limare l'ultima parte. Un'esperienza in ASP per lui può essere molto formativa, e se riuscirà a convincere la Ferrari di essere il futuro, dovrà semplicemente aspettare il momento giusto, che potrà arrivare, credo, a questo punto nel 27 o nel 28. Nel 28, che ci sembra un momento, oggi sembra lontanissimo, lui avrà 22 anni, quindi voglio dire, parliamo comunque di un ragazzo giovanissimo. Non bisogna mettergli troppa pressione, non bisogna mettergli troppa fretta, ha fatto qualcosa di veramente importante, però bisogna adesso ritornare a mettere i piedi per terra, e lui è il primo probabilmente a saperlo. Cari amici di motorsport.com, noi siamo giunti alla conclusione di questa nostra puntata. Sapevate queste curiosità su Oliver Berman? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e io vi do appuntamento al prossimo video di motorsport.com. Ciao a tutti!